Il Sogno Verde è un'iniziativa sul tema del rapporto arte, cultura, natura. Ovviamente è un'iniziativa aperta, perché la vastità del tema non permette altro che questo, che una riflessione articolata come questa in più tappe, in più occasioni, ma che solleva delle problematiche, ma non può in nessun modo chiuderle. A questa iniziativa partecipano artisti, autori di diverse discipline, artisti, musicisti, poeti, e ciascuno ovviamente nella forma più libera si inserisce in questa riflessione. La prima tappa è qui in questo scenario fantastico di questa cooperativa Agricoltura Nuova, che è una cooperativa storica romana di agricoltura biologica, nasce da terre occupate negli anni 70, poi concesse dal comune, e quindi si presta proprio per dare delle connotazioni di apertura su ragioni sociali del rapporto così problematico, di cui oggi noi vediamo anche gli aspetti spesso drammatici del rapporto dell'uomo con la natura. L'arte ovviamente non può risolvere una drammaticità così ampia, ma può in qualche modo renderla visibile e renderla sensibile, è quello che in qualche modo cerchiamo di fare con questa iniziativa, che poi si sposterà all'interno di spazi, gallerie romane particolari. Una è Embris, che sta nel quartiere della Garbatella, dove, essendo uno spazio avvezzo anche a ospitare iniziative che riguardano anche il progetto, l'architettura, si cercherà di ragionare proprio sui limiti spesso di quelle che sono le intenzioni progettuali dell'uomo rispetto alla natura, sempre nelle forme poetiche consentite dall'arte. E poi ci si sposterà a novembre nella galleria Anna d'Ascanio, che è una galleria storica romana, dove invece verranno presentate una serie di opere di artisti anche storici, da Masson, Turcato, Dorazio, Schifano, Guttuso, sempre che si inseriscono in questo discorso di un'attenzione, di una lettura, di un'interpretazione della natura. Thank you.
le dimensioni per l'estetica o pensando al suono? Tutte e due. Cioè noi i bambini giapponesi, quando ve lo costruite da soli? Sì, erano piccoli. Mettiamo. Posso? Attenzione. Attenzione. Se fosse stato da paura. Un po' come invece noi quando eravamo. Come è fatto il suono? Dalla luce e dal movimento delle foglie. No, non è registrato, è fatto. Ah, proprio viene. In questo momento. Quindi che ci sono dei fili. Beh, diciamo c'è una traduzione, diciamo, perché comunque ci sono dei sensori che vengono, captano questi movimenti e questi, e poi c'è degli oscillatori che lo trasformano in suono.